La mia famiglia ha un quadro! Azione! La mia famiglia so quadro è un film che ha sicuramente un pitch molto originale. Qui la diversità viene completamente ribaltata. Una famiglia tradizionale che ha dei valori, qui viene vista come un difetto. Martino è un bambino che si sente diverso proprio perché ha una famiglia troppo normale e quindi decide di distruggerla, di metterla a soqquadro. Siamo la famiglia Manetti. C'è Teo, il più piccolo, c'è Gabriele, che è il più grande, c'è mamma Anna e c'è babbo Carlo. Funzionario di banca, una persona precisa, gli basta una vita regolare, una famiglia che si vuole bene e probabilmente è questo il nocciolo della questione. Noi ci vogliamo troppo bene. Nel film La mia famiglia su quadro io sono Anna, una mamma innanzitutto di Martino e di Teo ed è una moglie, la moglie di Carlo, una donna giovane che però ha sacrificato un po' tutti i suoi sogni, le sue aspettative per la famiglia e a un certo punto un incidente di percorso la obbligherà a rivedere queste sue scelte e forse anche a riscoprire se stessa. Mi dispiace molto anche perché devo lasciare tutte queste persone che mi sono state vicine per tutto questo mese e che mi sono trovato veramente molto bene su questo set. Anche perché questa è la mia prima esperienza cinematografica ed è un onore per me aver collaborato con questa troupe fantastica. Io sono la mamma della protagonista, che è Anna, madre di due bambini. E sono un'attrice di Broadway, sono una donna estroversa che evidentemente deve essere stata onerosa per sua figlia perché è piuttosto esuberante, però le vuole molto bene. Il personaggio di Nonna Fiore sarà quella che a sua figlia getterà un dubbio circa la colpevolezza del marito. Io sono anche grata di aver ricevuto questa proposta perché il regista ha molto insistito, avendo io il ruolo di questa diva di Broadway, perché portassi avanti un certo, se vogliamo, una certa immagine che è legata a molti anni fa. Quindi mi ha divertito attualizzarla da donna molto grande oggi, da nonna, cioè una nonna Giorgi. Max è un regista, è già all'opera seconda, si vede che lo sa fare, poi ha una grande qualità che è quella di ascoltare tutti, perché il regista secondo me è quello che è proprio al servizio del film e di tutti quelli che collaborano a questo progetto. Molto maturo, se sembra un regista che ha fatto molti più film di quanto non ne abbia fatti fino a questo momento. Io interpreto Paola, una donna che ha fatto carriera nella moda, quindi ha lasciato tutto dedicandosi esclusivamente al lavoro, perché si rende conto che ha lasciato le cose più importanti, ma cerca di riprendersi. Credo che la forza di un film sia innanzitutto la sceneggiatura e questa secondo me è davvero una bella sceneggiatura che ha conquistato tutti fin dal primo momento. Devo dire che su questo set si è creata veramente un'energia esplosiva perché tutti quelli che hanno partecipato l'hanno fatto col cuore, divertendosi e con la voglia proprio di fare un bel lavoro.